Queste elezioni amministrative hanno evidenziato complessivamente un successo del centrodestra guida salviniana, un forte arretramento complessivamente del PD, soprattutto poi il centrosinistra con qualche lista civica da alcune parti anche retto, e un sostanziale brusco rallentamento dello stesso Movimento 5 Stelle, perché Pada Avellino insomma, è una vittoria un po' particolare, perché mi sembra che è un'alleanza di tutti contro un altro, quindi anche con le destre, quindi non... poi i dati amministrativi sono sempre relativi. Il resto, come dire, la proposta, ci sono due tipi di proposte per contrastare, almeno da quello che si vede, l'avanzata di Salvini. Una che io non condivido è il cosiddetto fronte repubblicano, cioè tutti contro Salvini, cioè quindi mettere dentro tutti purché questa secondo me fa crescere solamente il consenso di Salvini. L'altra è dimostrare invece che ci sono dei modi di fare politica completamente diversi da quelli di Salvini, fatta non solo di idee diverse ma anche di fatti diversi, come per esempio l'esperienza napoletana, ma come anche altre. Credo che da lì si può sicuramente partire per allargare, come dire, non per fare esperienze localistiche o solamente settarie, ma essere ampie, dove tu metti insieme esperienze concrete di militanti, di amministratori, di cittadini, di comitati, di associazioni, di movimenti, di esperienze civiche, che rappresentano un fronte sicuramente costituzionale, ma anche un fronte ampio, dove sicuramente non puoi collocare quelli che sono stati i protagonisti della vittoria di Salvini. Non so se sono chiaro. Cioè, quello è un tema perdente, cioè l'abbiamo visto anche in queste amministrative, insomma. Diciamo che Renzi da questo punto di vista passerà anche lui alla storia per aver dissolto in così poco tempo il Partito Democratico e per aver contribuito in modo determinante a far diventare Salvini così forte, a cui anche dei meriti dobbiamo dare al Movimento 5 Stelle, perché sicuramente passerà alla storia per quello di aver reso Salvini maggioritario, cioè che passa dal 17% a essere di fatto il Presidente del Consiglio. Quindi questo è un merito che dobbiamo riconoscere al Movimento 5 Stelle. Io direi che comunque non se la può fare a meno del suo popolo, ma diverso, visto che ormai anche lì oggi Martina l'hai letto, l'hai sentito, l'hai visto, no? C'è uscito fuori, bisogna cambiare uomini e idee. Un Partito Democratico diverso, si fa un congresso. Ma non ragioniamo su cose astratte, Luigi, cioè noi dobbiamo ragionare su cose concrete. Allo stato il Partito Democratico è in una fase di dissolvimento, dove all'interno ci sono militanti con cui si può dialogare, sono dirigenti con cui si può dialogare, sono persone in Italia con cui ci mancherebbe altro, si può dialogare. Ma vediamo che cos'è il Partito Democratico. Il Partito Democratico allo Stato è opposizione nei confronti della nostra esperienza, il Partito Democratico allo Stato non ha un'offerta, come dire, politica sulla quale si può ragionare, perché non c'è. Allo Stato è quella del renzismo che ha portato al dissolvimento del Partito Democratico. Spetta a quel partito trovare, come dire, l'energia al suo interno per vedere se c'è qualcosa di diverso rispetto a quello che è stato finora. Però si apre un'autostrada per Dema, no? Che vuole essere un po' l'alternativa della sinistra. Diciamo che questo risultato un po' quasi vi fa piacere, vi dà una spinta, no? Ma sono d'accordo che si crea una strada politica ampia, lunga, che può portare lontano. Bisogna saperla percorrere. Noi ci stiamo organizzando per percorrerla. Cioè io credo che Dema non da solo, ma Dema può rappresentare la costruzione insieme ad altri dell'alternativa. Su questo ci credo, ed effettivamente ci sta una grande opportunità. Sindaco, su Salvini che è andato in Libia e in pratica sembra aver ricalcato un po' quello che era stato quello schema di Marco Minniti, cioè accordi economici con la Libia, eccetera. Volevo sapere un suo commento su questo. Ma Salvini in modo ancora più preponderante rispetto a Minniti, però sono d'accordo che in questo va in continuità, propone di fare i campi di concentramento nel sud della Libia, cioè purché basta che noi non guardiamo, se poi ci sono persone che muoiono la sua coscienza è a posto. Non è questo il mondo che vogliamo. Noi vogliamo un mondo in cui in Libia come in altre parti le popolazioni si possano autodeterminare, ma come dire, in un quadro di rispetto dei diritti umani, delle libertà civili e soprattutto rispettando la democrazia di quei popoli, non andando a contribuire a formare campi di concentramento. Questo è in violazione dei diritti internazionali.